Ben ritrovati e ben ritrovati su In Genere Horror, io sono sempre Greg, è uscito in sala Trap, il nuovo film di Shyamalan. È un, un film di cui voglio parlare in maniera molto sintetica della trama per non rovinare nulla poi di tutta la vicenda. Abbiamo Josh Hartnett che interpreta Cooper un padre che porta la figlia adolescente Riley al concerto di una famosa pop star, un concerto che, che si svolge all'interno di un'arena di un coperta, un'arena sportiva, e fin da subito si capisce che il concerto è blindato eh, da una mega sicurezza, una squadra di sicurezza eh, composta da eh, forze speciali, FBI, polizia, insomma fin troppo per essere un concerto, anche se un concerto con molte, con molte persone. Infatti eh, si capirà anche questo dopo pochissimo che il tutto è una, una mega eh, trappola, un espediente per creare una vera e propria trappola, un piano escogitato per incastrare e catturare uno spietato serial killer chiamato il macellaio di cui si conoscono le abitudini e eh, però non ancora le fattezze e l'identità. Questo è il poco che si può dire perché poi tutta la vicenda si evolve in maniera come al solito, come è tipico di Shyamalan, in maniera molto originale. È un thriller, se possiamo definirlo inizialmente così, ma anche di questo parleremo. È un thriller che parte da un espediente narrativo molto semplice, come abbiamo sentito anche da, dalla trama, ma è subito arricchito da elementi tipo eh, l'ambientazione, ad esempio, in un concerto, una vera e propria esibizione di una cantante che nella realtà è, è Sareka Shyamalan, che è cantautrice e autrice dei pezzi che sentiremo, e che quindi è una cantante eh, anche nella vita eh, di tutti i giorni. E tra l'altro, non viene nemmeno nascosta la, la volontà di, eh, da parte di Shyamalan, di presentare e promu promuovere la, la figlia cantante dopo che eh, già eh, poco fa aveva esordito dietro la macchina della presa. L'altra sua figlia con The Watchers. Eh, comunque in questo scenario si incastra la uh, vicenda. Come con, con scenario, questo concerto si incastra una vicenda con le indagini della polizia eh, che vediamo continuamente eh, agire e cercare di interrogare tutti i sospettati che possono esserci tra il pubblico. Eh, C'è eh, nella vicenda, viene sviluppato il rapporto tra il padre, il nostro protagonista, e la figlia, felicissima di essere presente. Al concerto della sua pop star preferita, e nel contempo, cosa non marginale, appunto i tentativi di quelli che poi vedremo ben presto essere il sospettato ricercato che tenta in tutti i modi di uscire dal trappolone che è, che è diventato che in realtà è questo mega concerto. Quindi, senza assolutamente fare spoiler, si può dire comunque che fin dai primi primissimi minuti lo spettatore viene messo al corrente di tutti i ruoli delle varie pedine del film, c'è cioè, il padre. C'è la figlia adolescente, c'è la cantante, c'è lo staff della cantante, il pubblico come scenario, come contorno importante della vicenda, c'è la polizia eppure appunto il macellaio, il killer che ci verrà presentato anche questo fin dai primi minuti se si può dire. Perché eh, non si deve attendere in realtà nessun tipo di colpo di scena, è tutto perfettamente chiaro chi siano e cosa siano i nostri. E protagonisti in un contesto particolare che appunto è un concerto un vero e proprio concerto un thriller concerto tanto che all'inizio eh, mi ha richiamato un po' l'idea che era stata di tra gli altri film di de palma e il suo omicidio in diretta con l'ambientazione di un thriller durante un incontro di box eh, tutto questo però eh, fino a un certo punto perché anche lo scenario scelto del eh, del concerto cambierà non vi dico ovviamente come perché il film non l'avesse ancora eh, visto perché appunto eh, tante cose poi saranno eh, si aggiungeranno da un certo momento in poi? Eh, ed è bello, tra l'altro, scoprirlo con i tempi decisi e dettati ovviamente dal, dal regista. Al di là del fatto che, appunto, clamorosi colpi di scena in realtà non ci sono, ma svolte narrative sì, e cambi di scenario anche questi, cambi di reg registro anche questi, poi li vedremo. Perché adesso cominciamo a dire cosa mi è piaciuto del film. Mi ha colpito eh, sostanzialmente la spregiudicatezza con cui Shyamalan porta avanti il suo cinema, che è sempre in bilico, se vogliamo, tra punte altissime e altrettanti momenti che lasciano, diciamo, perplessi, se vogliamo usare questo termine. Crea un suo mondo, crea un suo stile. Anche qui un thriller che eh, non ha, come dicevo, il classico colpo di scena o quegli ingredienti tra l'altro che lui ama eh, inserire. Ingredienti a volte fantastici, o ingredienti comunque, momenti di eh, colpi di scena veramente di svolta che lasciano di stucco. La, la grandezza qui, in realtà, sta nel costruire, creare una tensione che si alterna a momenti veramente di hilarità, momenti anche grotteschi in una vicenda che vede il tentativo di eh, catturare un, un killer che è dominato il macellaio, ma che, le cui efferatezze e la cattiveria di questo sono, sono sostanzialmente fuori campo. Eccola anche una delle carte vincenti del film, non è il solito thriller poliziesco, con appunto la caccia del serial killer, con tanti dettagli raccapriccianti di quello che è, su quello che fa, le, eh, che ne so, vedere le vittime, come sono messe eh, e che fine hanno fatto. Al contrario, qui tutto ciò che il macellaio compie e ha compiuto viene lasciato fuori campo, se non visto in minima, minima parte, ma in realtà non è quello l'aspetto importante. I dettagli di ciò che ha fatto per meritarsi quell'appellativo noi li conosciamo a malapena, è una scelta azzeccata per rendere... In realtà, originale una storia dallo spunto narrativo, appunto, che è semplice di base. Quello a cui assistiamo è invece una serie infinita, questo sì, di tentativi anche semiseri di fuga e di cattura eh, del killer, e ciò avviene in maniera, diciamo, eh, dove la verosimiglianza nell'incastro narrativo va un po' per conto suo, ma arriveremo anche a questo, a, a questo mh, dettaglio. Si sente infatti spesso dire che, però, per. Per certi tipi di film, per certi tipi di vicende è necessaria la sospensione dell'incredulità. Beh, qui bisogna veramente eh, sospenderla fin dall'inizio, fin dal primo minuto e questo poi vi consentirà di divertirvi parecchio. Efficace infatti è il modo in cui viene confezionato il tutto, è una, se vogliamo tecnicamente, una vera e propria lezione di cinema su come gestire i momenti la commedia, i momenti polizieschi, l'azione proprio di polizia, i momenti grotteschi, i momenti comici, quelli di tensione, di costruzione della tensione che a un certo punto c'è e non te l'aspetti, ma arriva e quando arriva la si nota veramente. C'è un'ottima interpretazione di Josh Hartnett e la regia di Shyamalan è veramente eh, anche questa di livello nel gestire. Eh, I protagonisti dando ad ognuno di loro un ruolo e delle battute e delle inquadrature dei dettagli veramente notevoli, veramente azzeccati. Nei dialoghi eh, a due, ad esempio, vediamo spesso dei campi, con, campi contro campi per capirci nei primissimi piani dei piani totali dei dettagli che sono oppure dei primi piani tagliati che sono veramente efficaci e ci sono i tempi nel film, come vi dicevo, i tempi quelli del thriller, i tempi quelli grotteschi, i tempi quelli comici, anche questi veramente azzeccati. Certo, bisogna veramente scendere a patti con il regista, farsi trasportare in una vicenda che di thriller verosimile ha ben poco, ne succedono di ogni e sono tutti momenti spesso ci sono dei momenti veri e propri tragicomici perché c'è questo mix continuo dove la battuta c'è dove il momento è dove si sorride e si ride c'è ma al tempo stesso c'è la tensione e c'è di mezzo un killer spietato sono tante situazioni godibili gestiti alla grande come un giocattolone perché in realtà questo film è un giocattolo, una, una continua altialena eh, e, e di situazioni, come ho detto, sia grottesche che divertenti di personaggi che eh, costituiscono, la, eh, secondo me, la bellezza di questo, di questo film. Dico questo perché senza scendere a patti col regista si troverà eh, il tutto piuttosto pieno di eh, incongruenze, di poca logicità, eh, di situazioni dove veramente è difficile credere che, queste cose possano avvenire durante un'operazione un di polizia il perché sia stato messo in piedi tutta questa cosa se non c'erano altri modi per andare a catturare il killer insomma veramente si resta un attimo sospesi in una situazione che è più fantasy che eh, realistica e verosimile però d'altronde Shyamalan ci ha abituati e ci sta abituando sempre di più ad essere un regista che è così prendere o lasciare commentate eh, come al solito non dimenticatevi di eh, mettere mi piace al video di condividere questo video con i vostri amici di sostenere il canale come più vi piace ci sono anche i super grazie insomma fate quello che volete per sostenere il canale io sempre pronto a fare sempre nuovi video anche con le novità soprattutto con le novità in sala al cinema dove è meraviglioso vedere i film commentate come al solito e noi ci vediamo alla prossima